Segui X Factor ma non hai la più pallida idea di cosa faccia Elio? Vuoi sapere perché Elio e le Storie Tese sono considerati la band italiana più importante di tutti i tempi? Resta con me per scoprirlo. 3, 2, 1... Salve gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come al solito io sono John e oggi vedremo insieme quali sono i 5 motivi dell'importanza di Elio e le Storie Tese. Ma prima di iniziare, come al solito, io ti invito ad iscriverti e ad attivare la campanella degli avvisi per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ed ora... Pronti, partenza, via! Gli Elio e le Storie Tese sono una band italiana nata a Milano nel 1980. Il gruppo è stato fondato da Stefano Belisari, in arte Elio, alla voce, alla chitarra e al flauto, insieme a Sergio Conforti, cioè Rocco Tanica, alle tastiere, Davide Civaschi, cioè Cesareo, alla chitarra elettrica, Nicola Fasani, ossia Faso, al basso elettrico, e successivamente si sono aggiunti alla formazione Christian Meyer alla batteria, il compianto polistrumentista Paolo Panigata, cioè Feyetz, e nell'ultimo periodo Antonello Aguzzi, cioè Gentleman, alle tastiere. Sapevi che la primissima formazione degli Elio e le Storie Tese non era quella che conosciamo? La formazione originale era composta da Elio alla voce e alla chitarra, Paolo Cortellino al basso e Pierluigi Zuffellato alla batteria. Il legame tra i membri del gruppo è sempre stato molto solido, caratterizzato da una forte amicizia e dalla passione per la musica e il divertimento. Sin dagli esordi, gli Elio e le Storie Tese hanno coltivato uno stile ironico e dissacrante che li ha resi unici nel panorama musicale italiano. Negli anni 80 e 90 il gruppo ha guadagnato una certa notorietà grazie alle loro esibizioni dal vivo e alle loro canzoni che mescolano satira, critica sociale, parodie e comicità. La band ha ottenuto una grande popolarità grazie anche alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 1996 con il brano La Terra dei Cachi, che si è piazzato al secondo posto e ha segnato un punto di svolta nella loro carriera, portandoli all'attenzione di un pubblico molto più vasto. Da allora, gli Elio e le Storie Tese hanno continuato a riscuotere successo con album e tour, diventando una delle band più apprezzate e amate in Italia. Il loro spirito irriverente e la loro abilità musicale li hanno resi una presenza unica nella scena musicale italiana, continuando a divertire e a sorprendere il pubblico con la loro musica e le loro performance eccentriche. E dopo questa brevissima presentazione possiamo partire con il primo punto. Pur mantenendo uno stile distintivo, gli Elio e le Storie Tese dimostrano una notevole versatilità musicale. Sono in grado di spaziare tra diversi generi musicali, dalla musica pop alla musica rock, dal jazz al rap, senza perdere la coerenza artistica. Questa capacità di adattarsi e sperimentare nuovi stili li rende accessibili a un pubblico più ampio e contribuisce alla loro longevità e rilevanza nel panorama musicale. L'approccio compositivo degli Elio e le Storie Tese è davvero molto singolare ed è basato sulla perfetta sinergia di tutti i membri della band. Ogni componente del gruppo ha gusti e passioni differenti ed è sempre una grande sorpresa vedere come le influenze di ognuno riescano perfettamente ad incastrarsi nei brani. Forse non tutti sanno che Faso non è un grande amante del metal e non si è mai cimentato nell'utilizzo del plettro. Tu ti eri ripromesso di suonare con il plettro così non ti stancato, non l'ho mai usato. Per questo motivo in alcuni brani al basso c'è Elio. Gli album degli Eli sono una vera e propria enciclopedia della musica, dato che i loro brani sono pieni zeppi di citazioni provenienti da ogni genere musicale. Se vuoi che faccia un video su tutte le reference presenti nei brani degli Elio e le Storie Tese, scrivimelo nei commenti! Insomma, gli Elio e le Storie Tese hanno ampiamente dimostrato di essere in grado di fare qualsiasi cosa e di farlo meglio di chiunque altro. Il gruppo è sempre stato all'avanguardia nell'esplorare nuove idee e approcci alla musica. Sono pionieri nell'utilizzo di strumenti musicali non convenzionali e nell'integrazione di elementi di teatro e cabaret nelle loro performance dal vivo. Questa costante ricerca di innovazione e sperimentazione li ha resi una fonte di ispirazione per altri artisti, me compreso, e ha contribuito a ridefinire i confini della musica italiana contemporanea. Tra i colpi di genio del gruppo va citato il CD Brulè. Il CD Brulè, o Instant CD, è una pratica inventata dagli Elio e le Storie Tese che consiste nel vendere subito dopo un concerto la registrazione del concerto stesso. Il primo concerto oggetto di un CD Brulè è stato quello di Varese dell'11 marzo 2004. La prima ora dell'evento dal vivo venne registrata ed in seguito, grazie ad alcuni masterizzatori in parallelo, registrata su CD, con la produzione di 400 CD a concerto. Come i Beatles, anche gli Elio e le Storie Tese hanno un archivio sonoro davvero mostruoso. Basta ascoltare un qualsiasi album per comprendere la maestria con cui inseriscono suoni di qualsiasi tipo all'interno dei brani o come intermezzo tra una traccia e l'altra. Tutto questo rende ovviamente l'arrangiamento molto più vivo e soprattutto molto più divertente. La band è nota per la sua capacità di utilizzare la musica e le parole per mettere in discussione le convenzioni sociali, politiche e culturali. Attraverso le loro canzoni e le loro performance, gli Elio e le Storie Tese offrono una prospettiva critica e spesso provocatoria sulla società contemporanea, incoraggiando il pubblico a riflettere su tematiche importanti in modo ironico ma profondo. Ok, è tutto sotto controllo, questo è un brano che parla dell'amore, è un brano che dura 12 ore, quindi dura anche meno. In realtà questo è un depistaggio per il funzionario della RAI. Permettetemi una breve considerazione al riguardo. Spesso accostati a gruppi come gli Skiantos, gli Elio e le Storie Tese vengono definiti un gruppo demenziale, etichetta che ritengo parecchio fuorviante e soprattutto riduttiva. Per definizione, la musica demenziale è quel tipo di musica che adotta un linguaggio comico volgare per raccontare delle situazioni surreali. Oltre questo, la musica demenziale ha una connotazione molto vaga e quindi è molto difficile da identificare, per cui è soggetta a diverse interpretazioni. Utilizzando questa etichetta molto spesso si tende a sminuire i messaggi profondi che mandano gli Elio e le Storie Tese. L'esempio più noto è sicuramente quello della Terra dei Cachi, un brano dai toni scanzonati ma che lancia un messaggio brutale ed agghiacciante. Il testo racconta della vita e dell'abitudine dell'Italia, travolta da scandali legati alla criminalità, alla mala sanità, fino a parlare delle abitudini degli italiani legati solo al calcio e al buon cibo. Ricordiamoci che tutto questo è stato fatto al Festival di Sanremo, che è il palcoscenico per eccellenza che racconta la musica e la cultura della nostra nazione. Ogni tanto vale la pena andare più a fondo nelle cose. Gli Eli si sono spinti sempre oltre ogni limite, cercando di portare al grande pubblico ogni volta qualcosa di nuovo. Infatti, possiamo dire che la missione del gruppo è sempre stata quella di arrivare dove nessuno era mai arrivato prima. Famosissima è la sfida della 12 ore, dove la band ha eseguito il brano Ti amo, appunto, per 12 ore di fila. Perché misurano le persone? Perché per suonare 12 ore bisogna controllare il fisico. Bisogna essere in perfetta forma da ogni punto di vista, dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psichico. Ma io credo fosse una cretinata, invece è una cosa seria. Ah, certo. Della nostra gioventù, la gioventù che trionfa. Invece poi mi sono accorto che stanno parlando di sigarette. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oppure portare a Sanremo una canzone con una sola nota, cioè la canzone mononota. E infine, una cosa che forse non tutti ricordano del Sanremo del 1996 è che per un regolamento del festival di quell'anno, per riepilogare le canzoni in gara e consentire al pubblico di votare, le canzoni dei big dovevano essere ridotte a una versione da massimo un minuto, riducendole a uno spot promozionale. Ebbene, gli Elio e le Storie Tese, mettendo a dura prova l'orchestra, riuscirono ad eseguire tutta, ripeto, tutta la Terra dei Cachi in soli 55 secondi. Trovate questa versione alla fine di Hit the Fickies con il titolo Neanche un minuto di non caco. Il titolo di Neanche un minuto di non caco è un omaggio parodia al celebre brano di Mogol e Battisti Neanche un minuto di non amore. Gli Eli sono riusciti a creare un vero e proprio universo popolato da strambi personaggi che hanno una loro storia e un loro linguaggio. Pensiamo a Supergiovane, il supereroe che combatte i Matusa e il governo, l'uomo del Giappone, che è presente anche nel mio album, il magico mondo del vitello dai piedi di balsa, Spalman, che spalma la merda in faccia. Sì ragazzi, un supereroe che spalma le feci in faccia alla gente con la cazzuola. Le tematiche trattate dalla band sono davvero infinite e ciò che sorprende è l'incredibile abilità nel rendere interessanti gli argomenti della vita quotidiana. Vi faccio qualche esempio. Silos affronta il problema della scarsità delle risorse alimentari e gli Eli immagino che la soluzione al problema sia quella di riempire dei silos con le secrezioni degli esseri umani. Era il riutilizzo delle sostanze secrete dal corpo umano, quelle che abitualmente ci fanno schifo. Cassonetto differenziato affronta il problema dell'abbandono dei neonati indesiderati e propongono appunto un cassonetto differenziato per il frutto del peccato. Non sono come gli altri bimbi che sono frutto dell'amore. Io sono sfortunato, sono frutto del peccato e vivo nel cassonetto. Gargaroz è un brano che si interroga sulla pratica della rimozione delle tonsille. Servi della gleba è forse uno dei brani più rappresentativi del rapporto tra uomo e donna insieme a Cara ti amo. Loro stessi hanno cambiato nel corso della loro carriera i propri nomi nelle maniere più bizzarre. Potrei farvi un elenco infinito degli alias degli Eli, ma forse è meglio parlarne in un altro video. Elio e le Storie Tese sono sicuramente il gruppo italiano più importante di tutti i tempi e sono riuscite ad unire l'originalità dei Beatles con l'attitudine di Frank Zappa. La band ha avuto una carriera musicale di successo durata oltre 30 anni. Durante questo periodo hanno pubblicato tantissimi album, hanno vinto premi prestigiosi e sono riusciti a costruire una fanbase davvero solida. Le loro canzoni sono diventate parte integrante del tessuto culturale italiano e sono citate in molteplici contesti. La band ha influenzato anche l'umorismo e la satira italiana, contribuendo a plasmare l'identità culturale del paese nel corso di questi anni. In sostanza, quella di Elio e le Storie Tese è una storia di amicizia, ricerca musicale e sperimentazione che pochi possono vantare nella storia della musica italiana. Per la realizzazione di questo video non posso far altro che ringraziare Marok, che è letteralmente il più grande archivio della produzione degli Elio e le Storie Tese. Trovate il suo archivio in descrizione. Questo è altro materiale molto utile per la realizzazione di questo video. Il primo è Vite bruciacchiate, ricordi confusi di una carriera discutibile. Questo libro è molto interessante perché ricostruisce tutta la carriera della band attraverso racconti e aneddoti raccontati dai membri stessi del gruppo, ma anche da amici, parenti e conoscenti. Questo blocco di libri invece molto pesante è Storie tese e illustrate di Enrico Trentin, è diviso per varie fasi della band e ci sono tantissimi racconti e aneddoti legati alle canzoni e alla storia del gruppo. Come al solito in questa rubrica è mia abitudine dare dei consigli per l'ascolto, ma essendo la discografia degli Elio e le Storie Tese molto vasta, molto variegata, il mio consiglio di base sarebbe quello di ascoltare tutti gli album dalla prima uscita all'ultima. Ma se volete un corso accelerato posso dirvi quali sono le mie preferenze. Io vi direi di iniziare dai primi tre album in studio, cioè Helio Samaga Uka Punk Arianaturu, Italian Rum Kasusu e Hit the Fickies. Per me questi album sono ancora molto attuali, sono molto freschi, hanno un sound molto interessante e sono gli album dove gli Eli, grazie anche alla presenza di Feyetz, mostrano tutti i loro muscoli. E se ti piacciono gli Elio e le Storie Tese, forse potrebbe interessarti il mio album, I popot mina in nintopen, che trovi su tutti gli store digitali e in descrizione. L'album è presente anche nella sezione uscite del canale, quindi non puoi sbagliare. Bene gente, grazie per essere stati con me fino alla fine. Come al solito, se il video ti è piaciuto lascia un bel pollicione in su, iscriviti, attiva la campanella degli avvisi per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Se questa tipologia di video ti piace e vuoi che porti altri artisti, altre band sul canale, fammelo sapere nei commenti. E a questo punto posso solo dirvi arrivederci, arrivederci, fra poco ce ne andremo via di qua, ma si assicuri che la nostra ilarità per lungo tempo vi accompagnerà. Ridere, ridere, ma che gran vivere, la gioia di noi giovani si sa, è saltare, brasare, fornire, forgiare, di rompere in un bagno a Cagliari. L'ammazzerei subito. Elio e le Storie Tese? L'ammazzerei subito quello. Sì. Li metterei in piazza e ognuno che si tira dei sassi. Cioè lei ucciderebbe Elio e le Storie Tese? Sì, subito. Perché quello per fare soldi fanno morire gli altri. Io per me la risolverei facendo dei centri e delle persone, diciamo, abbastanza di cultura che farebbero... almeno tenderebbero ad aiutare questi esseri umani, perché sono esseri umani come tutti gli altri. Dovrebbero aiutarli in tutti i modi, magari facendo magari una piccola offerta, tutte quante. Però questi ragazzi sono da capire in fondo. Verdinci, e sono tutti figli di Dio, e ma scherziamo. E chi ha creato me? Ha creato il cane, ha creato il gatto, ha creato l'uccello, ha creato quella gente lì.